dobbiamo imparare a riconoscere l'esistenza dell'infinita presenza di tutti i personaggi possibili e immaginabili espressi in forma corporea. Questa forma è quella inversa alla forma dello spirito. Bene, la verità di ogni personaggio è quella che egli esprime realmente attraverso la vita stessa del personaggio. Per questo Gesù è la via, la verità e la vita che porta al Padre, perché porta alla verità del Padre. Qual è la verità del Padre? Quando abbiamo una trinità di enti che sono 3 dieci, uno dato da 10 elevato a 0, che è lo Spirito Santo dell'unità, un secondo che è 10 elevato a 1, che è il Padre, e un terzo che è 10 elevato a meno 1, che è il Figlio, diverso dal Padre solo per il differente segno di tipo generazionale, perché se è positivo il Padre che appare evolvere nel Figlio, è negativo il Figlio che appare retrocedere nel Padre che lo genera. Ecco, la verità di Gesù Cristo è proprio quella di essere un decimo dell'unità, quel fondamentale decimo che possiamo immaginare come il primo dei 10 comandamenti che affermò l'unicità del Creatore. Ebbene, questa compresenza, immaginando che ogni personale abbia un suo numero uguale ai talenti che ha ricevuto, possiamo configurarla come al centro tra un infinito 1111111, virgola 111111, eterno e infinito da un lato e dall'altro lato. Bene, nella posizione centrale di questa conformazione, di questo ordinamento, noi abbiamo 10 decimi come l'unità, ma anche la presenza della stessa unità. Quindi il valore centrale di questo infinito complesso grande piccolo è dato dall'11,1 che, collocato al centro, consente la visione equilibrata di tutto il complesso. Qualunque altra persona, ossia personaggio, che abbia avuto un talento diverso, ha avuto l'unità come il Dio che si è crocifisso nel relativo, ma ha avuto anche una presenza unitaria fatta, per esempio, da 12 dodicesimi, 15 quindicesimi, 100 centesimi, 1000 millesimi, in cui è percepita la posizione reale, grande, in base a quella contrapposta e piccola. Noi di questa realtà duplice vediamo solo quella grande, che assume l'entità della massa materiale.